Un buon pomeriggio e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale. Ovviamente tantissimo spazio dedicato all'emergenza sanitaria relativa al Covid-19. Novità sul fronte medico in apertura. Secondo gli scienziati, la mortalità del Covid-19 sarebbe causata dalla mancata coagulazione del sangue. L'eparina è il farmaco che potrebbe rappresentare dunque la svolta nella lotta al virus. Il servizio è di Giuseppe Dintino. Non solo la prevenzione, ma anche la cura. Secondo le ultime informazioni dalla comunità scientifica, i problemi respiratori da Covid-19 sarebbero causati da trombosi dovute a problemi di coagulazione del sangue. Abbiamo notato che i disturbi coagulativi sono in corso di infezione da coronavirus, sono un evento chiave in tutto lo sviluppo della patogenesi, cioè dei problemi che si generano in corso di infezione. Cioè c'è un'attivazione rapida della cascata coagulativa che causa delle micro o macro trombosi, cioè delle trombosi dei piccoli vasi oppure delle trombosi di vasi più grandi, che poi possono causare ovviamente tromboembolia. Quindi alla Quindi base di questi problemi respiratori c'è un problema di coagulazione del sangue. esatto, cioè si è visto che i pazienti che entrano con un valore elevato, esagerato, di questo D-dimero hanno nel 76% una prognosi sfavorevole. Quindi è più frequente avere questa alterazione del D-dimero in chi poi va a finire male. Ed è per questo che l'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, ha autorizzato la ricerca sull'eparina a basso peso molecolare, che è un anticoagulante. L'eparina è largamente utilizzata in Abruzzo da circa un mese, soprattutto sui pazienti più gravi. Questa eparina ha dimostrato di avere vari effetti, quindi non solo l'azione antitrombotica a cui siamo abituati, no? Che quando la usiamo generalmente, che in questo caso è ovviamente utile perché si generano dei trombi, quindi sicuramente è utile questa azione antitrombotica. C'è anche un'attività dimostrata di questa eparina su un settore dell'immunità che si chiama complemento, quindi diciamo ha anche un ruolo antinfiammatorio, cioè incide sulla cascata infiammatoria e poi è dimostrato che ha un ruolo diretto sulla famosa interleuchina 6 che avete ormai imparato a conoscere, che è il mediatore, uno dei mediatori principali della infiammazione. Questa interleuchina 6 che nel polmone genera il disastro, questa tempesta è stata chiamata immunitaria, quindi verrebbe inibita questa interleuchina 6 dalla eparina a basso peso molecolare. L'utilizzo precoce di questa eparina nei casi di difficoltà respiratoria, quindi ha dimostrato di, dare un vantaggio e di ridurre la mortalità ed alcuni parametri di insufficienza respiratoria che sono molto importanti. Come ultima, diciamo, come ultimo valore aggiunto, questa eparina ha dimostrato già da parte di altri virus, comunque, ha dimostrato di avere un ruolo antivirale diretto, significa che interferisce direttamente con il virus. Adesso andiamo in esterna. Oggi siamo a Popoli, provincia di Pescara, di fronte all'ospedale Santissima Trinità, da Paolo Renzetti, a cui do il buon pomeriggio. Ovviamente, grazie anche all'ospite Paolo che ti ha raggiunto. Siamo a Popoli, che è un ospedale in questo momento su cui, e vedete anche nella nostra news, la regione ha deciso di investire una somma importante. Buon pomeriggio Paolo, buon pomeriggio anche al tuo ospite. Sì, grazie, grazie Jacopo. Un cordiale buon pomeriggio da Popoli, dall'esterno, dalla piazzale dell'ospedale Santissima Trinità di Popoli. Siamo in compagnia, lo ringrazio, con il dottor Roberto Salerni, responsabile del presidio ospedaliero Santissima Trinità. Grazie dottor Salerni, grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, partiamo un attimo dalla situazione generale, perché voi ovviamente siete il presidio sanitario del territorio in Val Pescara, dove a livello di Covid fortunatamente c'è una situazione tutto sommato tranquilla. Sì, siamo ancora un ospedale non Covid, è stato un caso che di buona sorte che all'inizio il virus non ci ha colpito frontalmente come è successo con Penne e Pescara, però non è stato un caso che ci siamo adoperati tutti da subito
per affrontare l'emergenza, perché ce l'aspettavamo, e quindi abbiamo subito istituito una tenda pre-triage davanti al pronto soccorso, abbiamo fatto dei percorsi interni ed esterni, abbiamo fatto anche un'unità di crisi, ancora prima che arrivasse il primo caso di Covid qui all'ospedale, che poi prontamente è stato trasferito a Pescara. Ce ne sono stati tanti di casi che sono arrivati in pronto soccorso e trasferiti a Pescara, con un percorso ben dedicato. Quindi abbiamo cercato di dare a tutti i giusti presidi, i dispositivi individuali di protezione per quello che avevamo. Anche io stavo male quando non potevo garantire a tutti la massima incolumità, ma avevo bisogno di capire che cosa stava succedendo. Però, con tutti i medici, perché ci riunivamo tutti i giorni, abbiamo cercato di creare una situazione di tranquillità, di rassicurazione anche nei confronti del personale e dei pazienti, in modo tale che si agiva mai improvvisamente. Lei ha citato, dottor Salerni, qualche istante fa proprio l'ospedale di Pescara, e oggi l'ospedale Santissima Trinità di Popoli lavora come supporto fondamentale per il Santo Spirito di Pescara, perché le chirurgie vengono effettuate qui proprio all'ospedale di Popoli. Sì. A Pescara c'è la priorità proprio per i malati, per i positivi Covid-19, e voi in questo state supportando, lo state facendo nel migliore dei modi, l'ospedale di Pescara. Sì, devo dire un grazie particolare appunto al capo dipartimento Massimo Basti, che ci ha permesso tutto quello che lei ha detto, c'è la possibilità di operare qui e di mantenere l'ambiente pulito, tutti i casi di fratture che riguardano la chirurgia e l'ortopedia, adesso siamo in grado di poter risolvere e curarle in maniera dignitosa, in maniera anche sicura e serena. Prima diceva anche il collega Jacopo Forcella da studio che c'è anche questa notizia delle ultime ore che riguarda proprio lo stanziamento da parte della Regione di 500.000 euro per il presidio ospedaliero di Popoli. Questo vuol dire, dottor Salerni, che questo ospedale è destinato a poter fare un salto di qualità proprio in sì. futuro, dopo quanto accaduto negli ultimi anni? Sì, devo dire che ero molto contento di questo, perché ancora prima dell'esperienza Covid erano state fatte delle valutazioni serie e quindi erano state fatte dei finanziamenti a tutti i reparti per poter migliorare le loro prestazioni, le loro attività. E questi finanziamenti ci danno ragione. Non solo, devo dire pure che sono in corso altri tipi di finanziamenti che permettono anche di sbloccare la situazione della zona interdetta, che è stata chiusa per il terremoto tanto tempo fa, e che ci permettono anche di fare dei trasferimenti di attività e di reparti proprio per ampliarne l'attività. Possiamo dire, poi coinvolgeremo anche il collega da studio, che non è una notizia di oggi. In passato questo ospedale spesso ha dovuto combattere, come tutta la comunità, per far sì che restasse il presidio ospedaliero del territorio. Oggi state raccogliendo i risultati di questa battaglia. Benissimo, stiamo raccogliendo i frutti. Una battaglia fatta anche di cultura, perché qui lavorano persone responsabili di reparti, di unità operative molto esperte. Che cosa è successo? Qui ha funzionato tutto, perché c'è stata la cultura delle formiche. Io mi passo sulla favola della cicala e la formica. Qui ci sono delle persone che hanno conservato, che hanno stipato, che hanno depositato tutto quello che era dei dispositivi di protezione individuali all'epoca dell'Ebola, SARS, li hanno stipati, tant'è che sono stati ripresi nel momento opportuno. Con questo voglio dire che la medicina d'eccellenza è bene che venga, la medicina di un certo livello è bene, però qui negli ospedali di periferia si canta poco e si lavora tanto, e questo ne è una riprova. Dottor Salerni, buon pomeriggio. Io le volevo chiedere a questo punto, visto che insomma in queste settimane abbiamo fatto un po' il giro di alcuni dei nosocomi della nostra regione, provo a fare un titolo che non è esaustivo, ma questa emergenza è la rivincita dei piccoli nosocomi abruzzesi ma anche italiani? Sì, è una rivincita a una cultura
sbagliata forse che ci ha preceduto, quella dei tagli, quella di puntare tutto, di centralizzare tutto su un ospedale, perché esiste il territorio, perché appunto come dicevo prima esistono delle realtà per cui ognuno reagisce a modo proprio. Io vengo da un paese che è ai piedi del Morrone, il responsabile che sta nel pronto soccorso a cui do merito tutto quello che è successo qui dentro l'ospedale, perché se ne è fatto carico ed è stato il primo a pensare di mettere la barriera di sicurezza qui all'ospedale, è nato in Maiella. Quindi noi rispondiamo diversamente a un'emergenza, perché siamo abituati, noi del territorio, della periferia, siamo abituati a stare un mese sotto la neve nei nostri paesi da piccoli senza che andavamo a chiedere bonus. Noi siamo autosufficienti comunque e ci siamo mossi autonomamente, perché sapevamo che Pescara e Penne erano troppo impegnati. Però nello stesso tempo voglio ringraziare il direttore generale, il direttore aziendale che ci hanno permesso di continuare a essere no Covid. Dottor Salerni, io volevo chiedere se insomma ci può descrivere qual è il territorio afferente all'ospedale di Popoli, che è in provincia di Pescara ma non molto distante neppure dalla provincia dell'Aquila. Ecco, a quali territori fa riferimento il Santissima Trinità? Qua vengono da Manoppello, Scafa, San Valentino, Alanno, tutti Torre dei Passi che è vicino, lo stesso Popoli, Sulmona, Prato La Peligna e tutti i paesi che stanno qui, diciamo che si vedono. Anche una zona della Ofena, dell'Aquila. Sì, sì, una zona abbastanza cospicua, diciamo, abbastanza interessante. No? Sembra che, tra l'altro, considerando che a pochi chilometri qui dall'ospedale di Popoli c'è un altro ospedale, quello di Sulmona, voi siete riusciti a ritagliarvi un importante spazio. Allora, in poche parole, pescarese. Noi abbiamo bisogno di più posti letto, perché se avessimo più posti letto, sia in chirurgia che in ortopedia che in medicina, saremmo ben contenti e sicuramente sarebbero occupati. Lei parlava prima, giustamente ricordavamo, quello che fa oggi l'ospedale di Popoli per quanto riguarda la chirurgia e l'ortopedia, un lavoro portato avanti davvero con il lavoro di professionisti seri, lavoro che vede impegnati tanti medici qui all'interno dell'ospedale di Popoli. Certo. Voglio dire anche questo, che comunque siamo stati anche in parte colpiti noi dal coronavirus, non è che ci siamo proprio presi, ma ce l'aspettavamo, era quasi inevitabile, sia per le persone che sono venute dal pronto soccorso, sia qualcuno che è stato trasferito. E proprio per questo adesso abbiamo ideato, forse siamo, non dico fra i primi, se non i primi, a istituire qui un'area che si chiama area di osservazione multidisciplinare no Covid, che ci permette proprio di creare questa barriera di sicurezza che fa da filtro tra i ricoveri, vengono ulteriormente controllate in quest'area e poi trasferiti in reparto. Quindi abbiamo creato un'area ancora più di protezione. Quindi a questo punto posso dire che dentro l'ospedale non ci sono percorsi, ci sono solo percorsi non Covid, non ci sono percorsi Covid, e a ognuno garantiamo tutto nel momento in cui viene trasferito e ricoverato all'interno di questo ospedale. Dottore, prima di coinvolgere nuovamente Jacopo Forcella da studio, prima ovviamente anche di salutarci, la domanda del profano: in questo momento di emergenza sanitaria, è concesso ai parenti dei degenti visitare le persone che sono ricoverate qui a Popoli, anche se questo è un ospedale, lo ripetiamo, no Covid? Io questa cosa l'ho fatta decidere ai responsabili dei singoli reparti, e vedo che la medicina comunque pare che possono entrare, perché i pazienti della medicina a volte hanno bisogno, sono pazienti affetti da demenza, quindi hanno bisogno anche di quel calore, di quello sguardo, anche se di poco tempo. Invece in riabilitazione pare che c'è insomma un off-limits, pare che il dottor Daurizio ha detto che non vuole fare. Quindi ogni reparto, diciamo, ogni ha reparto, deciso sì, di gestire sì, la situazione. Ho delegato i responsabili dei singoli reparti a gestirsi i singoli pazienti, perché non si può fare sempre tutto in un fascio, ci sono dei casi singoli per cui c'è bisogno sempre anche della presenza del parente. Jacopo, se c'è qualche altra domanda, Paolo, e poi andremo a chiudere qui da Popoli. Davvero l'ultimissima per il dottor Salerni, più che altro è come di consueto una curiosità, dottore, perché in queste settimane abbiamo visto anche crescere in alcuni casi tra la gente, tra i cittadini, un po' di diffidenza, non nelle strutture sanitarie intese in senso stretto, intese in senso lato, perché a volte sono state focolai di infezioni
da Covid. Ecco, avete invece la, diciamo, la fiducia nei confronti dell'ospedale Santissima Trinità è rimasta, immagino, invariata? Appunto, con la speranza che di questa nuova area, che è stata deliberata proprio oggi, firmata dal direttore generale Caponetti, quindi abbiamo ancora più possibilità di fare cose seriamente serene, rasserenare un po' di più l'utenza. È uno sforzo in più che stiamo facendo proprio per dare ancora una risposta più certa alla nostra attività e alle loro aspettative. Per chiudere, dottor Salerni, lei prima parlava, davvero l'ultima domanda, della necessità di un aumento di posti letto. La struttura è in grado, con il personale a disposizione, di poter supportare questo eventuale aumento di posti letto? Ecco, ha fatto una domanda, il personale a disposizione, e questo è il personale a disposizione, questa è sempre la cosa che ci manca. Ci manca personale, ci manca infermieri, ci mancano operatori sanitari, ci mancano queste figure, che poi vorrei ringraziare tantissimo, come ho ringraziato quelli al vertice, anche gli ultimi, che poi non sono gli ultimi, perché sono anche quelli i lavoratori che hanno permesso la sanificazione, sono quelli che veramente ci hanno salvato alla fine, quindi c'è sempre bisogno di loro. Grazie al dottor Roberto Salerni, responsabile della direzione sanitaria del presidio ospedaliero Santissima Trinità da Popoli. Grazie dottore, da Popoli è tutto, linea allo studio a te, Jacopo. Grazie Paolo, grazie ovviamente al dottor Salerni, buon lavoro ovviamente come a tutti gli operatori sanitari in questo periodo in Abruzzo e non solo. A proposito di ospedali di piccoli nosocomi, andiamo da Tessa perché è stata aggiudicata alla Canon la gara per l'acquisto della TAC destinata ad Atessa. Si tratta di una tecnologia avanzatissima, la più evoluta che la ASL abbia mai avuto, che permette una ricostruzione dei distretti corporei fino a 160 strati con protocolli di acquisizione distinti in funzione del quesito diagnostico e della regione anatomica da esaminare. La direzione generale ASL ha rinunciato all'ipotesi del noleggio e preferito investire perseguendo l'obiettivo di lasciare al territorio un servizio importante e qualificato. La TAC avrà un costo di 250.000 euro e sarà installata entro maggio. L'apparecchio per endoscopia invece, limitatamente alla durata dell'emergenza, dovrà continuare a essere operativo a Casoli in un contesto no Covid e libero da possibili contagi per garantire la prosecuzione di un servizio troppo importante nella prevenzione del tumore al colon. Garantire lo screening del tumore del colon retto, compreso l'esame di secondo livello, ha sottolineato il direttore generale della ASL Lanciano Vastochieti, Thomas Schell, è nostro preciso dovere e dobbiamo farlo in sicurezza e nei luoghi più idonei. E le evidenze raccolte fin qui nello studio dell'epidemia da Covid suggeriscono la trattazione precoce di quelle persone che ne manifestano i primi sintomi con la somministrazione di farmaci che stanno mostrando effetti positivi. A tal proposito, nel monitoraggio dei pazienti assumono un ruolo rilevante le USCA, le unità speciali di continuità assistenziale. Il medico di medicina generale Mauro Petrucci, componente del CTS della Regione Abruzzo, spiega come funzionano le USCA. Sono provvisti di quei presidi di sicurezza individuale che consentono di agire in totale sicurezza dal punto di vista del rischio di contagio, e quindi vengono attivate dal medico di medicina generale nel momento in cui un suo paziente comincia a presentare una sintomatologia Covid riconducibile e che può essere, diciamo così, tra coloro i quali rientrare in un protocollo di trattamento precoce farmacologico, allora l'USCA viene da noi attivata, si reca a domicilio del paziente, viene visitato il paziente, viene sottoposto al tampone, viene fatto un elettrocardiogramma, dopodiché loro consegnano i farmaci della sperimentazione terapeutica e un saturimetro che servirà per il controllo quotidiano della saturazione di ossigeno, che è uno degli indici, diciamo, più
importanti da seguire, e quindi ci sarà un monitoraggio quotidiano dove il paziente sarà chiamato quotidianamente e ci dovrà dare i suoi parametri principali, che sono la temperatura, la pressione arteriosa, che può essere misurata con questi apparecchi che vanno in automatico, e la saturazione dell'ossigeno, che loro dovranno eseguire in condizioni basali a riposo, e poi facendo un minimo di attività fisica a 6 minuti anche di camminata veloce dentro casa. Secondo le previsioni, nella prima settimana di trattamento e di monitoraggio dovrebbero cominciare a regredire questi sintomi. Se riusciamo a cogliere degli aspetti iniziali di complicanza, questo monitoraggio ci consentirà di attivare immediatamente un ricovero e quindi passare a una seconda fase di trattamento, che magari potrà prevedere anche l'uso dell'eparina a basso peso molecolare. E in regione, opposizione all'attacco della Giunta dopo la decisione di aumentare lo stipendio dei dirigenti, polemica anche sui soldi destinati alla comunicazione sul coronavirus. E polemica dopo che la Regione ha rimodulato lo stipendio di 53 dirigenti. Un atto già da tempo predisposto, ma le opposizioni vanno all'attacco. Siamo almeno riusciti a impedire, ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio regionale, Domenico Pettinari, che aumentassero gli stipendi dei direttori. Grazie al mio intervento, al mio contributo, come ho detto io, smascherati, hanno fatto marcia indietro. Rimane qualcosettina per i dirigenti, ma io direi che è rilevante, cioè il grosso è quello dei direttori, che avrebbero preso qualcosa come da 54.000 a 70.000, quindi 16.000 euro in più l'anno. Questo gridava vendetta, era una situazione veramente allucinante, e come ho già detto siamo riusciti a farli tornare indietro, però la delibera è pasticciata perché comunque le immagini, c'è una delibera precedente che riconosce questa somma, poi una delibera che va a stralciarlo anche in maniera poco carina, quindi qualcuno potrebbe anche accampare qualche diritto, perché non è che prima fai una delibera che riconosce qualcosa e poi la lasci produrre effetti per qualche giorno e poi mi fai uno stralcio, quindi la situazione è abbastanza preoccupante. Si poteva aspettare, fare le cose con più calma. L'assessore regionale al bilancio Guido Liris si difende. Rispetto al passato, ha dichiarato Liris, sui compensi stiamo risparmiando 1.300.000 euro. Questo fondo è diminuito da 5.900.000 a 4.600.000. È un fondo che è destinato comunque soltanto a questo fine, vincolato a questo fine, ed è stato rispalmato su dirigenti e direttori dopo che è stata compiuta un'opera di riorganizzazione, quindi è stata quella di portare da 96 dirigenti a 80 dirigenti della nostra pianta organica e della nostra organizzazione del sistema regione. E ricordiamo anche che abbiamo apportato una modifica e una riduzione degli uffici da 531 a 5 330 a 301 uffici, quindi stiamo parlando di un risparmio che non è stato apportato a discapito di altre attività regionali, ma è un fondo vincolato che è stato risparmato su dirigenti e direttori. Altra polemica riguarda i 100.000 euro disposti per la comunicazione, 25.000 per ogni ASL, ma secondo le opposizioni questa spesa non era necessaria. Le 4 ASL ancora una volta per comunicazione istituzionale sul Covid, ma non c'è bisogno di fare nessuna comunicazione istituzionale, dare i soldi all'esterno per comunicazione istituzionale. Uno, perché abbiamo degli uffici stampa interni corposi, intanto, attenzione, di persone che prendono i soldi. E poi c'è un altro ragionamento da fare: la comunicazione istituzionale sta facendo bene il governo e il ministero. E l'Iris rassicura, vigilerò, ha dichiarato l'assessore, su come verranno ripartiti e utilizzati questi fondi. Se la popolazione è messa a conoscenza di tutto quello che sta succedendo, reagisce bene, capisce quello che deve fare e capisce anche i limiti
che purtroppo sono fissati per legge nella capacità di libertà personale. Certamente sarà una mia premura andare anche a vigilare, a verificare da amministratore che si seguono dei criteri oggettivi. 23 sindaci del Sangro Aventino chiedono tempestività per il referto dei tamponi eseguiti che oggi arrivano con 15-20 giorni di ritardo. Troppi lutti stanno colpendo le comunità dell'area interna mentre scarseggiano le risposte dalla sanità territoriale. Il portavoce Massimo Tiberini, sindaco di Casoli. Stiamo vivendo una situazione sanitaria drammatica. Molti lutti colpiscono le nostre comunità, perdite derivanti sia dal Covid-19 che da altre patologie, le quali non scompaiono di fronte al coronavirus, ma diventano più aggressive e pericolose. In questa situazione sanitaria drammatica, in cui i tamponi arrivano con 15-20 giorni di ritardo, in cui non vengono fatti a tutti i probabili contagiati, dobbiamo condividere dei provvedimenti sanitari che possono andare fuori dall'ambito della normale offerta sanitaria. È necessario tenere distinti i percorsi Covid dai percorsi non Covid. Bisogna avere le risposte dei positivi entro 24 ore, anche a tutti i familiari e a tutto il personale sanitario che lotta stoicamente contro questo virus, rimettendoci anche la loro vita. Mai come in questo momento è necessario fare squadra per assicurare da un lato strutture attrezzate per affrontare la pandemia e dall'altro, nell'ottica emergenziale e quindi delle temporaneità, offrire servizi sanitari in sicurezza e funzionali. Nessuno, e dico proprio nessuno, in questo momento può pensare di salvarsi da solo, né tantomeno di essere veramente utile agli altri, se non mettendo in comune a disposizione di tutti le risorse e le competenze. Al termine di questo dramma abbiamo l'obbligo di riconsiderare la funzione dei presidi ospedalieri nell'ottica dell'emergenza-urgenza e delle vocazioni territoriali in ragione della loro efficienza. E dopo l'emergenza sanitaria arriva quella sociale. A Teramo sono state presentate 1000 richieste per i buoni spesa per oltre 200.000 euro. C'è una nuova povertà dunque che purtroppo avanza ed è costituita da tante coppie giovani con lavori precari che non hanno più di che vivere. Vediamo. Cresce il numero dei poveri a Teramo. Il Covid non ha creato solo l'emergenza sanitaria, ma anche quella sociale. 1000 le domande presentate all'amministrazione comunale per ottenere i buoni spesa, moltissime via WhatsApp, con un esborso che toccherà all'incirca i 200.000 euro. Fino ad oggi sono state liquidate 673 istanze, di queste 245 arrivano da single oltre 60 anni, 145 da famiglie composte da 3 persone, 104 da nuclei familiari con minori e 183 da famiglie particolarmente numerose. La quasi totalità di queste persone è la prima volta che chiede aiuto, è la fotografia della nuova povertà a Teramo al tempo del coronavirus. Tanti giovani padri e madri, quasi sempre precari, non hanno più soldi per la spesa e tra un po' la situazione potrebbe anche aggravarsi, coinvolgendo affitti e bollette. C'è grande preoccupazione nelle parole dell'assessore comunale al welfare, Ilaria De Santis. Purtroppo sto notando, e mi auguro comunque che sia una povertà temporanea, che c'è questa fetta nuova, questa nuova panoramica che possiamo fotografare post-Covid. Una serie di famiglie che non hanno mai avuto contatti con i servizi sociali e comunque con altre realtà di volontariato come la Caritas, quindi non sono loro assistiti, che hanno presentato la domanda. Questo mi fa comprendere come tutti quei nuclei giovani non riescono attualmente a sostenere la propria famiglia, proprio perché magari facevano dei lavori a contratto giornaliero oppure comunque contratti erano dei precari e che quindi attualmente non riescono ad avere delle entrate tali da permettere anche di fare la spesa. Parliamo quindi di cibo, ma domani, se si dovesse aggravare questa situazione, dovremmo iniziare a parlare anche di bollette, di affitti e di tutte quelle spese che giornalmente, quotidianamente le famiglie devono sostenere. Io mi auguro in una ripresa al più presto delle attività, cercando magari di mantenere
naturalmente le prescrizioni che ci sono state imposte. Nel sostegno alimentare procede spedito anche il COC di Teramo, che fino ad oggi ha consegnato 870 pacchi contenenti beni a lunga conservazione, mentre per il periodo di Pasqua sono stati distribuiti anche 500 uova di cioccolata, 300 colombe e tanti giochi da tavola per i bambini. E sempre a Teramo una notizia di cronaca, perché i carabinieri della compagnia di Teramo, anche in questo delicato periodo contrassegnato dalla diffusione del virus Covid-19, continuano a svolgere un'azione incisiva a tutela delle fasce più deboli della popolazione. Nelle ultime ore i carabinieri della stazione di Teramo hanno eseguito una misura cautelare di divieto di avvicinamento al nucleo familiare nei confronti di un uomo di 52 anni plurincensurato. Le indagini hanno confermato le violenze patite dalla donna e dalla figlia minorenne che viveva con lei. Le due per lungo tempo hanno subito quasi quotidianamente ingiurie, vessazioni, offese, umiliazioni, percosse e minacce anche gravi. Le donne esasperate sono state costrette a scappare di casa e a rivolgersi proprio ai carabinieri per sfuggire ad un menage familiare non più tollerabile. Gli episodi raccontati dalle donne sono numerosi, ma tutti contrassegnati dalla soggezione psicologica, dalla ingiustificata e ingiustificabile violenza da parte dell'uomo. I carabinieri, a termine delle indagini, hanno rimesso un corposo fascicolo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, che, concordando con le risultanze investigative, ha indagato l'uomo per maltrattamenti in famiglia. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto l'allontanamento dall'abitazione familiare del marito violento, che deve mantenere una distanza di almeno un chilometro dalla moglie e non avvicinarsi ai luoghi normalmente frequentati da moglie e figlia. Sanificare gli ambienti di lavoro sarà una delle operazioni più importanti e ricorrenti quando scatterà la famigerata fase 2. Le attività potranno gradualmente ripartire. A Chieti c'è un'azienda leader in questo settore, la Arkis SRL. Ripresa delle attività, ma dando priorità alla salute di chi lavora. È ampio il dibattito in questi giorni su quando e su come passare alla cosiddetta fase 2. Una delle operazioni principali già messe in atto da quelle aziende che hanno potuto continuare la propria attività e che dovranno essere attuate da chi riaprirà i battenti è la sanificazione degli ambienti. Ne abbiamo parlato con Manuel Pantalone, cotitolare dell'azienda teatina Arkis, leader nazionale del comparto medicale, che utilizza procedure e prodotti all'avanguardia. Sarà fondamentale sanificare attraverso un sistema di micronebulizzazione. Per esempio, noi gestiamo questo processo attraverso un micronebulizzatore di ultima generazione, che è studiato per essere utilizzato nelle diverse aree ospedaliere, ma in qualsiasi superficie. Ma è proprio questa efficienza e questa efficacia che lo rendono, come dire, necessario. Le impostazioni dei trattamenti da effettuare avvengono tramite un display ed una tastiera. Volume trattabile da 10 fino a 1000 metri cubi, logicamente per ogni singolo flacone inserito all'interno del sistema. La soluzione che poi viene nebulizzata è una soluzione a base di perossido d'idrogeno e sali d'argento, e quindi è un disinfettante che va chiaramente a sanificare insomma tutte le superfici. Come dicevo poco fa, parliamo di una disinfezione, di una sanificazione di alto livello, ad alto potere, poiché si tratta di un composto chimico capace di distruggere tutti i microorganismi, quindi di qualsiasi forma organizzativa, batteri, microbatteri, spore, funghi, virus e biofilm. Sul mercato la Arkis ha offerto la sua produzione per target di alto profilo con dispositivi di protezione individuale venduti ad aziende sanitarie e all'esercito italiano. E siamo anche tra i fornitori dello Stato Maggiore dell'Esercito Italiano per quello che afferisce alle mascherine con filtro. Soprattutto la nostra premura è stata quella di assicurare questi grandi fabbisogni, garantendo chiaramente il massimo del virtuosismo anche nel prezzo di cessione e nel servizio che andiamo a erogare, come da nostra, insomma, tradizione ultracinquantenale.
Cosa si sente di dire da imprenditore, ma anche da uomo che lavora in un comparto delicato come quello medicale, a chi fa impresa? È necessario naturalmente indossare tutti i dispositivi di protezione individuali necessari, chiaramente a seconda della tipologia di attività e del tipo di comparto, pur mantenendo le distanze, perché si è molto parlato nel corso delle scorse settimane appunto della necessità di indossare i dispositivi per la protezione individuale, ma questi non esentano dal mantenimento della distanza, per cui è necessario indossare appunto i DPI, ma mantenendo sempre una certa distanza, perché chiaramente i dispositivi per la protezione individuale proteggono, ma non bastano da soli, evidentemente, per cui ci vuole tanto buonsenso e tanto senso di responsabilità. È tutto per questa prima edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo che i servizi che avete visto sono disponibili già on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre ovviamente che sulle nostre pagine social. Prossimo appuntamento con il telegiornale in diretta alle ore 19. Per il momento grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata, se lo vorrete, in compagnia dei nostri programmi. Thank you.